Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Come sempre sono Declan e siamo tornati con un nuovissimo video reaction insieme a mio fratello Ussa. Ciao ragazzi. Perché è tornato il collegio? Come perché? Cioè, che domanda è? Perché è tornato il collegio? Il collegio è tornato. Perché ci saranno altre risate. Ok? Silenzio. Ci vediamo stasera alle 21. Mi raccomando, attivate il countdown. Cioè, ricordatevelo che stasera alle 21 guarderemo insieme il primo episodio del collegio sul tubo viola. Che cos'è il tubo viola? È l'altro sito di streaming che permette di fare queste reaction. Viola. È tornato il collegio, è tornato tanto delirio. Sono tornate le reaction con mio fratello. Ma prima di partire con la reaction mi è arrivato il nuovo pacco di Level Up, dove ci sono i gusti che vi avevo detto, ovvero limone. Eccolo qua, tè alla pesca e tè al limone. Che cos'è che ti piace di più a te, pesca o limone? Questo è un dibattito forte. Io ti dico pesca. Vai pesca, io provo il limone. Un misurino, pronti, partenza, via. Ha un buon odore. Anche il mio. Vai. Alla salute. Ma sembra di bere tè alla fine. Il mio è uguale al tè al limone. Sì. Anche il tuo? Allo stesso gusto. Fammi. Questo qua sa un sacco di limone. Sa proprio di tè al limone e tè alla pesca. Cioè... Raga, è proprio buono. Per il momento... Oh, piano! Oh, lo finisci già! Oh, ho capito! È buono, ti giuro, è buono! Ho capito! Aspetta un po' di questo. Ok, ci sono. Perciò posso dirvi ufficialmente promossi i gusti pesca e limone. Vi ricordo ragazzi che Level Up è il mio energy drink preferito. Sapete che forse diventerà pure il mio. Vi ricordo che dentro a uno shaker di Level Up ci sono solamente 4 grammi di zucchero. Ecco perché lo preferisco a tutti gli altri energy drink. Mi raccomando ragazzi, se volete usare Level Up usate il codice sconto Technoid per avere il 5% di sconto. Mi raccomando ragazzi, non bevete Level Up se non avete almeno 16 anni, perché ovviamente essendo un energy drink contiene caffeina come tutti gli altri energy drink. Perciò mi raccomando. Detto ciò ragazzi, cominciamo con la reaction del collegio. Basta! Allora ci siamo, possiamo cominciare con il primo provino del collegio. Sei pronto? Assolutamente sì. Mi sa che quest'anno ci aspetteranno proprio delle belle sorprese. Mi chiamo Lorenzo Petrucci e vengo da Valmontone in provincia di Roma. Beatrice Russo. Da dove che arrivo? Come fanno già ridere così? Dove si trova Beverly Hills? Nelle serie TV. È pieno di Beverly Hills là. Ma io non so che è peggio, se tu o loro. Mi sa io. La palestra famosissima. Cos'è il grunge? Grunge. Partiamo male. Che ne so io. È un movimento politico. È un movimento però. È partita bene. Chi è Alberto Tomba? Non ho più parità, mai sentito in vita mia. Mai! Devi far finta che ne sappiamo più di loro. Di chi? Uno che costruiva le tombe. Sì però dai, ma non è giusto. Ma anche loro gli fanno queste domande. Ma cioè, tu sapevi chi era? Manco io so, certo. Chi era. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti se sapete chi era. Cos'è la masterizzazione? Ah, la masterizzazione dipende. Se quella è illegale dei CD. Quando tu... Allora adesso? Cioè, incolli un disco su un computer. Incolli un disco su un computer. Quando ti privano delle mammelle. A cosa serve il preservativo? Una precauzione prima. Beh, qua lo sapranno tutti. Ma la vera domanda, noi lo sappiamo? Per fare i palloncini. In quale secolo ci troviamo? Lo sai tu? Sì. 20 o 21, fra? Ventunesimo, giusto? Sì, ecco. Ventunesimo. Ventesimo secolo. Aia. Dodicesimo. Medioevo. Ventunesimo. Ventunesimo. Tu perché sai qual è la differenza? Va. Certo, fra. Qual è? Perché è unito, verso, e il resto no. Non c'è differenza, sono tutti uguali, cioè alla fine... Uguali. Siamo tutti uguali, bro. You feel me. Cos'è il prepuzio? Sul prepuzio della montagna. Tu sai cos'è il prepuzio? Sì, io lo so. Che cos'è? Si trova l'imbalzo, fratelli. Meglio non ne parliamo. Allora. È tipo il prepuzio di primavera, giusto? Quello che voleva dire lei si chiama solstizio. Sbucco in primavera. D'inverno fa fatica.
fammi sentire. È una cosa che si mangia. Più o meno, ma... più o meno. Più o meno. Ai, ai, ai. Questa si è crashata, ragazzi, tagliate. Error 404. Toccati la falangetta. La falange. Cioè, è qui? La falange. Serio? No! Ah! Cattivo, boh! Cattivo! No, no. No. Facciamo così, da adesso in poi non rispondiamo più. Non rispondiamo più, no. La corruzione. Quando per esempio in una gara c'è imbrogli in pratica per vincere. No, quello si chiama barare. E io ne sono esperto. Chi è Dodò? Sarmi. È quello dell'albero azzurro. Dai. Ah, ho capito. Dodò, ho capito. L'albero azzurro, mondo, ma di amici. Non so. Un pupazzo. Che sono le Spice Girl. Sono quelle tre che hanno fatto anche il film. Ok, allora sì, l'ho sentito. Ok, ci sono. Era Joker, che mi sono preso paura. Che cos'è il pill? Il pill, fra. Pill, sai, il pill. Il pill. È la torcia. Che fossi stato, non l'avrei detto. Spiegare, no, no. Dell'eclisse solare. Fermo. Te dovrei spiegare io. Vai. Quando i genitori si vogliono molto. Ma non c'entra quello! Non l'ho vista io, perché vivo in un buco di città. Chi rompe paga e scappa. Chi rompe paga gli dare. E so i suoi. Mi so il seguente. Mi so il seguente problema. Tanti problemi. Allora, Bunny ha deciso di offrire la pizza a tutte le sue amiche. Bravo. Il conto è di 10.000 lire. 10.000 lire a testa. E in totale sono in 9. Bunny paga con un pezzo da 100.000 lire. Come dividerà il resto tra tutte le sue amiche? Ma che resto? Io qui, e lì. Ma aspetta, ma che resto deve dare? Che scusa, ha pagato lei? Non ho capito, ma... cioè, ma le sue amiche sono dei geni perché... non pagano e ci guadagnano! Esatto. 10.000 diviso 9... ma fratello, ma non si può fare! Ma che significa dividere il resto? Paga lei, che deve dividere? Che regala pure i soldi? Vedi? Bravo! Troppo forte, cioè... chiamo Logan Paul e vengo da Prato. Logan Paul! Io ho sentito così. Usa Terry e Piombino. Usa Fra! Ha detto Raul, Usha! Usa Terry. Usa! Cosa ci fa il collegio? Cos'è un modem? Dai, lo usiamo tutti. È una parte del computer. No! Io! È quello che staccavo io a lui. Ah, del wifi. Giusto, del wifi. Fare zapping è quando tu guardi di fronte al televisore e cerchi. Zappare la vigna. Ok. Zappare la vigna! L'ha detto! Dove dovrebbe fare ognuno di noi per rendere un posto migliore? Farsi i suoi. Aiutarsi a vicenda, magari anche chi è più ricco potrebbe dare una mano a chi è più povero. Che se. Farsi sua. Oh! Frate, io e te ci capiamo. Mi chiamo Antonio Russo, vengo da Cesano Maderno in provincia di Monza. È Mario Tricca 2. È vero. Ci deve sempre essere un Mario Tricca. Il master è collassato. Neri, altri problemi. Il giovane paragnosta Johnny sta riordinando la libreria usando la sola forza del pensiero. Sapendo che i libri di Marzullo sono 7, quanti libri ha in totale Johnny nella sua libreria? Ma la vera domanda, col pensiero lo fa? Ma come va a riordinare la libreria se sta usando la forza del pensiero? È quello che ho detto io prima. Chi è sotto il ponte di baracca? C'è Pierino che fa la cacca. Pierino che fa la cacca. Hanno fatto come noi, si vede che i fratelli sono così. Stanno organizzando il loro prossimo viaggio insieme. Dai, stai zitto, scemo, stai zitto. Passando per Londra. Non ho capito niente di tutta sta cosa. Hai visto che continua? Tirano la volta di Bangkok. La Roma a Bangkok, tanto. Baby gay. Hai capito? Cercava conferma, ma niente. E Londra è in America. Mi sento male!
Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, vi aspettiamo oggi stasera alle 21. Esatto, alle 21 in live sul Tubo Viola per guardarci insieme il primo episodio del collegio. Io e mio fratello. Mi raccomando, ragazzi. Vi aspettiamo. Detto ciò, noi ci vediamo stasera in live. Bella, ragazzi. Ciao. È una cosa che si mangia.